buongiorno a tutti e grazie per l'invito a intervenire in questa assemblea territoriale di Catania. Come sempre molto partecipata, e questo lasciatemelo dire è il termometro vero, reale, attendibile, che certifica l'efficienza del lavoro e l'operatività della struttura. Perché le assemblee rappresentano il momento più alto di democrazia, di partecipazione e sono di un'organizzazione. Grazie al Presidente Floriana Franceschini e al Segretario Andrea Milazzo per l'invito, ma anche e soprattutto per la qualità dell'evento organizzato oggi, alla presenza del Presidente Nazionale CNA Dario Costantini, al quale va il mio saluto e il mio bentornato in Sicilia. CNA Sicilia, che ho l'onore di guidare e rappresentare, assieme al Segretario Regionale Piero Giglioni, a cui vanno la mia fiducia, stima e apprezzamento, è sempre lieto e felice, caro Presidente Costantini, di averti con noi, di averti assieme a noi, e so quanto tu abbia a cuore la nostra Sicilia e la nostra intera struttura siciliana, che sin dalla prima ora ha condiviso la tua proposta programmatica. Per me essere presente qui ai lavori assembleari di CNA Catania, dove per due mandati consecutivi ho rivestito la carica di Presidente Provinciale, assume sempre un significato particolare. È davvero forte il legame con il territorio, con le imprese, con i dirigenti e con il personale amministrativo, a cui rinnovo affetto, stima e disponibilità. E concordo pienamente sul tema della giornata, siamo energia. Siamo energia, sottolinea certamente la vitalità, l'intraprendenza, l'entusiasmo, la passione, l'orgoglio, la forza e la volontà quotidiana che mettiamo nel lavoro. Tutti i valori positivi che decadono e alimentano il sistema CNA. Ma la parola energia in questa particolare fase storica, complice la guerra in Ucraina e la speculazione, imbatta negativamente nell'immaginario collettivo. Gli effetti generati dall'aumento delle bollette sono devastanti, hanno una pesante caduta sui bilanci delle imprese e sulle tasche delle famiglie. I governi nazionale e regionale stanno provando a mettere una pezza, ma è chiaro che serve un intervento strutturale e non emergenziale per riportare i prezzi alla normalità. E questo passa inevitabilmente attraverso azioni che siano frutto di visione e programmazione nell'ottica di un serio e duraturo affrancamento del sistema paese in riferimento all'approvvigionamento dell'energia. Su questa materia la CNA ha manifestato subito idee nette e chiare. Noi invochiamo la leva dell'autoproduzione di energia da fonte rinnovabile da parte delle piccole e medie imprese e poi una forte spinta per le comunità energetiche, temi che oggi sono al centro di questa assemblea per accendere ulteriormente il riflettore su un tema sensibile e di grande attualità. CNA Sicilia, nella sua interezza, è pronta a dare il proprio contributo e a promuovere tutte le iniziative e gli interventi progettuali capaci di avviare un percorso virtuoso che ponga la CNA in una posizione di avanguardia rispetto agli obiettivi prefissati. Grazie a tutti e buon proseguimento di assemblea.